20 settembre, Nerviano, Monastero degli Olivetani. Sono in compagnia di William Facchinetti Cherdudò e questa volta non in qualità di co-conduttrice, ma come intervistatrice. Che emozione! Guardate, abbiamo fatto tante puntate assieme, ormai siamo veramente affiatati, però il fatto che adesso lei mi intervisti, così io mi sento effettivamente un po' in imbarazzo, anzi onorato. Allora William, questa sera tu hai presentato il tuo libro su Milano, quindi hai fatto una bellissima spiegazione e tra l'altro ad una sala gremita di persone, devo dire la verità, è vero? Ma quanto ha detto il sindaco è una delle volte in cui veramente si è riempito a dismisura, tanto che hanno dovuto aggiungere sedie, per cui evidentemente l'argomento misteri piace. Due parole sul libro prima ti chiedo. Due parole sul libro, un libro non più giovanissimo perché ormai ha 3 anni, ma eppure continua a piacere, continua a fare presentazioni, e adesso si è anche aggiunta una cosa che per me è un fiore all'occhiello, cioè la prefazione di un gruppo storico che da 60 anni gira per i teatri milanesi, cioè i Legnanesi. Durante l'arco della serata hai presentato un sacco di persone, un sacco di novità, un sacco di... chissà, di progetti anche futuri. Uno di questi gruppi è il gruppo degli DP con il quale tu collabori. Sì, è bello. Io essendo uno scrittore, fondamentalmente si immagina uno scrittore che sia seduto al suo tavolino, alla sua scrivania, il tipico burbero che non vuole vedere nessuno e studia su vecchi libri. In realtà, trattando comunque di misteri, di leggende, ho la possibilità di, così in qualche modo, viverle. In che modo? Con gli IDP, tramite proprio delle indagini paranormali notturne, e poi anche televisivamente con te tramite pillole di misteri, per cui io posso dire di essere stracontento. Quindi segnatevi per bene, prendete carta e penna, www.mysterychannel.tv, non ve ne pentirete. Qui potrete trovare tantissime notizie sul mistero, sui vari gruppi, su ufologia. Molti video saranno professionali come quelli di pillole di mistero, documentari, ma ci sarà una sezione anche dedicata a tutti voi, cioè a tutti gli appassionati che hanno anche solo una semplice telecamerina e vogliono condividere qualcosa di, chiamiamolo così, paranormale che hanno vissuto. Magari hanno filmato un UFO piuttosto che uno pseudo fantasma. Se avete effettivamente dei filmati che volete condividere e su larga scala, perché è un portale che vi permetterà di essere visti da tantissime persone, non potete che contattare appunto Mystery Channel. Senti, lo facciamo alla pillola di mistero? Lo annunciamo così? Va bene. Quindi vi aspettiamo su Mystery Channel. Angelo, sappiamo che questa sera hai parlato del vostro lavoro, ma in particolare anche proprio di una notturna, di un intervento che avete fatto proprio all'interno del monastero. Sì, esatto, siamo stati ospiti del comune di Nerviano. Effettivamente qualcosa di strano è successo, l'abbiamo fatto vedere questa sera. Non diamo una spiegazione paranormale. Diciamo che ci sono state delle anomalie che dovrebbero ancora essere studiate più approfonditamente, e comunque è stata una bellissima esperienza. Allora, all'interno di Mystery Channel sicuramente ti vedremo tantissime volte. Questa però è la prima intervista che ti facciamo per il nostro portale, quindi spiegaci magari un pochino chi sono gli IDP. IDP è un gruppo di ricerca che si occupa del campo del paranormale, appunto come dice il nome, IDP Nelegnano, indagatore del paranormale, ma a differenza di tanti altri gruppi, questo gruppo è composto da persone, da tecnici che studiano il fenomeno e la causa, e quindi non urlano al fantasma, ogni cosa si muove e ogni fotografia è un po' strana, quindi è un gruppo scientifico e non siamo Ghostbusters o Ghost Hunter, tutti diciamo questi gruppi che si vedono in TV. D'accordo, allora quindi non chiamateli Ghost Hunter, loro sono gli IDP e lo vedrete spessissimo, Angelo Adam Cannella. E quando si organizza un evento a Nerviano e 4 persone vengono apposta da Chiavari per poterti vedere, è veramente una soddisfazione. Qui grazie a Simone Mantino e ai 4 amici. Grazie per l'invito all'assessore. E infine, il sindaco mi ha detto che mai come questa volta
cui l'ultimo ringraziamento naturalmente va a voi.